Entro la fine di marzo partiranno le prime bonifiche sul territorio di Bagnoli, via amianto e catrame, spiega il commissario straordinario Salvo Anastasi, a margine della riunione della cabina di regia che si è riunita ieri nella sede della prefettura di Napoli. Un incontro caratterizzato dallo strappo del sindaco Luigi De Magistris, che ha disertato l'incontro giudicando un abuso di potere da parte del governo il commissariamento dei lavori di riqualificazione dell'ex zona Italsider. Crediamo che il posto del comune, del suo sindaco, sia qui con noi. E dico con molta serenità, con tutto il rispetto che merita il sindaco di Napoli, che le porte sono sempre aperte. Io mi auguro che presto voglia tornare al nostro tavolo, perché è il tavolo dove costruiamo insieme con Napoli il futuro di Bagnoli. La porta è sempre aperta. Io credo che uno spazio di collaborazione ci sia sempre, perché al di là di queste, perdonatemi il termine, scaramucce, qui l'interesse del governo è, e il Presidente Renzi è intervenuto anche nel pomeriggio su questo argomento, l'avete sicuramente visto, di affrontare e risolvere velocemente un'emergenza che dura da 21 anni. Siamo qui, rifaremo cabine di regia a Roma, rifaremo cabine di regia a Napoli, se ne faranno tante, spesso il sottosegretario ha detto che il livello, ed è vero, sono rimasto colpito anch'io, il livello degli interventi era altissimo, prova che le varie realtà coinvolte hanno voluto dirci che cosa pensavano sul tema, e noi ne faremo tesoro nella presentazione del programma col soggetto attuatore. Quindi siamo qui, io vedo le cose in maniera molto serena. Al tavolo con l'ex sovrintendente del Teatro San Carlo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, ed il presidente della Regione Campania, Enzo De Luca. Alla stampa, i rappresentanti della cabina di regia hanno reso noto che entro il 30 marzo il soggetto attuatore, Invitalia, presenterà il piano sulla bonifica e sul rilancio della zona.